il progetto che abbiamo presentato si chiama Cananitary Hub, è un dispositivo medico di classe 1 indicato per mal di schiena, male al collo a specifico. È un progetto che è ideato da Chiesi ma co-creato con la Società Italiana di Fisiatria, la SINFER, e in collaborazione con una software house, Drop Solution. Il dispositivo medico è già disponibile sugli store, ha un'interfaccia paziente, un'interfaccia clinico. Il clinico, una volta scaricato, potrà selezionare degli esercizi di riabilitazione specifici per il paziente che si trova di fronte, con un clic inviarli al paziente che si scaricherà sul suo smartphone, perché poi la peculiarità di questo dispositivo medico è che non necessita di device particolari ma solo di uno smartphone o di un iPad. Il paziente si scaricherà il dispositivo medico, troverà sulla sua app gli esercizi prescritti, grandissima novità, ci sarà un virtual trainer che lo guiderà nell'esecuzione degli esercizi e un'intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato, che frutta la camera dei device, traccerà i movimenti del paziente in real time, restituendogli dei feedback colorimetrici tramite un semaforo in alto a sinistra dello schermo per dargli dei feedback sulla corretta esecuzione degli esercizi. Allora, sicuramente tutti questi dati sono registrati nel diario clinico del paziente e condivisibili con il medico. Perché Cananitary Hub? Cananitary Hub nasce dal need del medico di avere uno strumento che aiuti il paziente a migliorare l'aderenza alla terapia, e con questo dispositivo medico digitale sicuramente gli offriamo uno strumento che lo aiuta nel management di questa problematica. Dall'altra parte, lato paziente, molte volte il paziente si trovava a casa da solo a fare gli esercizi. Pensiamo anche a un paziente anziano che si dimentica magari di quello che ha sentito nell'ambulatorio. Con Cananitary Hub il paziente potrà avere questo virtual trainer che lo guiderà, lo aiuterà e gli garantirà anche di avere un'interfaccia verso il proprio medico.